mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Così inizia la Divina Commedia del sommo scrittore Dante Alighieri. Trovandosi nel tetro bosco, Dante, preso dal panico, sale sul grande colle davanti a lui. All'improvviso ecco che gli piombano addosso le tre belve: la lince, il leone, la lupa. E allora Dante, spaventato, torna indietro. Ed ecco che si intravede un'ombra: Virgilio, colui che guiderà Dante nel terribile inferno. Io son Virgilio, Virgilio, la tua guida sarò e in questo viaggio ti condurrò. Lui è Virgilio, la tua guida sarà e in questo viaggio ti condurrà. Con la penna in mano, macchiata d'inchiostro, io scriverò questo grande viaggio verso il Padre nostro. Ed ecco una splendida donna, con i morbidi capelli biondi e il volto fine. Dante ne rimane colpito. È Beatrice, la sua seconda guida. Chi sei, splendida creatura? Che il viso mi è familiare, ma non riesco a ricordare. Sono Beatrice, una tua guida sarò e ti accompagnerò attraverso il purgatorio. Beh, grazie per avermi scelto come tua guida, eh? Ed ecco innanzi a lui una grande e terribile porta, piena di odio e di dolore, di tutto quello che colpisce il cuore. A un certo punto, nel buio più totale, si vede una belva bianca. Pian piano esce uno strano personaggio vicino alla sua umile barca e alle sue spalle, nel limbo, escono le cupe anime vaganti. Amor che nulla amato, amar perdona. Mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Chi è costui che ha avuto la fortuna di averti accanto per l'eternità? Parla, donna, parla! Calmati e aspetta cosa succede. Paolo, basta con questi rubinetti, chiudili una buona volta, eh? Uffa, insomma, cosa avete fatto per subire una simile pena, eh? Galeotto fu il libro che lo scrisse, e a causa della nostra passione, il naufragarmi dolce in questo mare. Ma cosa stai dicendo? Questo è l'inferno di Dante, non l'infinito di Leopardi. Insomma, cerchiamo di calmarci. Sentiamo cosa vuole dire prima, no?
La bocca mi baciò tutto tremante, ma questo unico bacio durò solo un istante, perché mio marito infuriato arrivò e la nostra vita con un pugnale strappò. Narra, mio musa, dell'eroe che tanto vagò e la città di Troia incendiò. E basta, ci risiamo! Questa non è l'Odissea, ma la Divina Commedia! Dante si avvicinò e chiese chi era. È Ulisse, il grande eroe dell'Odissea. Ma cosa ci faceva lì? Il ciclopio sconfitto, molte pene ho subito, dalla maga Circe sono stato rapito e il canto delle sirene ho sentito e adesso mi sento smarrito. Come hai fatto tu, re di Itaca, a finire tra i consiglieri fraudolenti? Ho portato i miei compagni oltre i confini del mondo, oltre le colonne d'Ercole. E adesso sono qua. I due, a un certo punto, giungono in un grande lago ghiacciato, dove le teste di peccatori stanno lì, intrappolate e immobili. Ma una di esse colpisce Dante, è il conte Ugolino, che sbrana la testa di Ruggeri con sete di vendetta. Ho sentito parlare di te, Ugolino. Raccontami, oh conte. A colui che i miei figli porto via, io pace non darò, finché il suo corpo mangerò. Strana e sgradevole creatura, Lucifero, il diavolo, il male, re dell'inferno, che davanti a Dante sbatte violentemente le sue grandi ali con la volontà di liberarsi e con tre teste che mangiano i peccatori per eccellenza, Bruto, Cassio e Giuda, traditore di Cristo. Dante ha paura, ma sa che per uscire dall'inferno deve vincere il suo terrore e superare Lucifero. Il diavolo, il male. Davanti a me un'orribile creatura che emana solo dolore e paura, angelo scacciato, da Dio allontanato, conficcato al centro della terra, creando un abisso infernale dal quale nessuno può scappare. E con coraggio Dante, insieme a Virgilio, si aggrappa sulle grandi pelose gambe di Lucifero. Il diavolo, il male. Arrivano all'uscita di un lungo tunnel. Sono le stelle le prime cose che vede, il blu della notte, l'immenso cielo stellato. Sono giunti dall'altra parte del mondo, vicino alla montagna del Purgatorio, fuori dal grande e terribile inferno. Ciao Virgilio, ciao! Ma come? Finisce così? Allora, qui con Beatrice scaleranno il Purgatorio per arrivare al Paradiso Terrestre. Ma questa è un'altra storia.